partiamo dai numeri di questo campionato dopo 5 giornate, il miglior inizio di stagione del Pescara degli ultimi 25 anni, lo sapeva? No, non lo sapevo sinceramente, mi fa piacere, però dobbiamo volare bassi, stare i piedi per terra, perché noi siamo una squadra che ha fatto questi punti per la grande umiltà che ha messo in campo, per la grande umiltà che lavorano tutti i giorni con la determinazione, con lo spirito giusto di tutti i 25 giocatori che ho a disposizione. Perciò noi dobbiamo continuare così, volare bassi, pedalare, che è la cosa più importante. Lei questa sera ha tirato fuori dal cilindro una scelta che in pochi si aspettavano: Mancuso prima punta. Mancuso ha segnato 2 gol, cosa vuol dire? No, io avevo visto l'avversario, avevo visto i 3 centrali che erano piuttosto lenti e ho detto devo mettere degli attaccanti molto veloci, cercare di essere compatti in mezzo campo e ripartire veloce. Diciamo che l'abbiamo fatto bene perché potevamo fare qualche gol in più e devo dire che la squadra ha fatto a pieno tutto quello che avevamo preparato, è andata molto bene, sono molto contento di questo. Ma dopo una prova del genere sarà difficile però togliere Mancuso dal campo come prima punta, intendo dire. Tutto è possibile. O lei non ha questi problemi? No, non ho problemi assolutamente. Io cerco sempre di mettere in campo la squadra migliore in funzione anche delle partite che si va a fare. Perciò adesso studierò il Padova e poi vedremo lunedì. Mister, questa partita contro una squadra che lo scorso anno era in Serie A e che è partita per cercare di vincere il campionato, avete rischiato poco. Questa squadra, questo Pescara, dà una sensazione di grande compattezza, cosa che mancava negli altri anni. Sì, sì, l'ho detto prima, la squadra sta lavorando bene insieme, da gruppo. Anche i giocatori tecnici come Antonucci, Mars, a volte erano in linea con la difesa a proteggere la squadra e questo è molto significativo. Centrocampo ha corso come dei matti, ma è così. I risultati in Serie B si ottengono così, con sacrificio, con corse, con determinazione e soprattutto giocando la squadra. Hai visto la classifica Pescara secondo? No, non ho visto la classifica e neanche la guardo. Devo pensare alla prossima partita, pensiamo a quella, alla classifica la facciamo guardare gli altri.